benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò in un video unboxing barra haul. Infatti vi mostrerò gli acquisti che ho fatto sulla selleria online. Vi lascio il link del loro sito giù in descrizione, se volete andare a darci un'occhiata. Queste cosine le ho comprate prima che iniziasse la quarantena, quindi 2 o 3 mesi fa, però se volete acquistare qualcosa potete farlo tranquillamente perché le spedizioni sono garantite. Acquisto spesso da questa selleria e fino adesso mi sono trovata sempre bene, infatti il pacco è arrivato anche in anticipo e hanno veramente tantissime cose di alta qualità, in più comunque ci sono dei buoni prezzi e quasi sempre ci sono anche gli sconti. Allora, questo è il nostro bellissimo paccone che è arrivato dalla selleria online. Madò, pesa un botto. E poi volevo dirvi che la spedizione è gratuita per ordini superiori a 29,90 euro, quindi secondo me comunque è un'ottima cosa. E prima di iniziare vi volevo ricordare di andarmi a seguire su Instagram se vi va, questo è il mio nome, e di attivare la campanellina per non perdervi i miei prossimi video. Detto questo, andiamo ad aprire il nostro pacco. Allora, ecco di nuovo il nostro paccone. Non sono riuscita a fare il video ad alta velocità, perché appunto, essendo il pacco grande, non riuscivo a riprendermi mentre ritagliavo tutta, diciamo, questa parte adesiva che hanno messo. Allora, quindi ve lo faccio vedere così. Va bene, praticamente si vede uno degli oggetti che ho preso e qua dentro hanno messo tutto il resto delle cose che ho comprato, infatti pesa tantissimo. E poi qui c'è il riepilogo delle cose che ho ordinato e il ringraziamento. Grazie per la fiducia in noi di posta, torna presto a visitarci. Il bauletto ve lo faccio vedere per ultimo, e appunto sul riepilogo c'era scritto anche quando ho fatto l'ordine, ossia il 20 gennaio. Allora, per prima cosa vi faccio vedere questa cavezza verde che ha i cavallini dorati, ed è qualcosa di eccezionale, veramente stupenda. Ecco la nostra bellissima cavezza, è veramente qualcosa di eccezionale, appunto è verde con i cavallini dorati qui, qui e anche qui. È della Sartore e l'ho pagata 11,13 euro. Ovviamente potete scegliere la taglia, io ho preso una full e c'erano anche altri colori, adesso ve li mostro. Appunto, quella esposta nella foto è un celestino, poi c'è rossa e c'è blu. Blu anche mi piaceva tantissimo, ma ho preso prima la verde, poi magari prenderò anche la blu. Alcune cavezze portano le longhine abbinate, però dato che questa non ce l'aveva, ho voluto comprare a parte una longhina e l'ho comprata verde come la cavezza. Eccola qui, è veramente molto molto carina. È della Tattini e adesso vi dico il prezzo perché siccome è passato un po' di tempo non me lo ricordo. Allora, è ancora in sconto, appunto io l'ho pagata 5,76 euro, ma in realtà costa 6,40 euro. Quindi c'è comunque un piccolo sconto. E qui vi potete veramente sbizzarrire, ci sono veramente un po' di colori. Eccoli qua: rosso, giallo, blu scuro, poi appunto c'è verde, quella che ho preso io, rosa e celestino. Diciamo che la cavezza, quella che vi ho fatto vedere prima, è diciamo questo celestino qui. Eccole qui. Tutto è bellissimo comunque, veramente. Poi, siccome li avevo finiti e a Nadis piacevano tanto, ho deciso di ricomprarli. Di cosa sto parlando? Dei biscotti. Eccoli qui, al gusto di banana. Sono dell'Umbria Equitazione e sono da 950 grammi.
li ho pagati 6,48 euro. Sul sito trovate anche altri biscotti di altre marche. Se invece vi piace questa, ci sono anche altri gusti tipo mela, carota, anche uno un po' particolare che vorrei far provare a Nadis, ossia vaniglia e cereali. Eccoli qua, appunto della stessa marca. E ci sono da 950 grammi che costano 6,74 euro, ma sono in sconto a 5 euro. E poi da 3000 grammi che costano 19,98 euro, ma sono scontati a 13 euro, quindi comunque si risparmia un pochino. È da 1 chilogrammo, però in realtà sono 950 grammi. Poi ho comprato questa stecca in formato grande. Per chi non lo sapesse, serve per levare l'acqua in eccesso sul dorso del cavallo quando si fa la doccia. Ovviamente questa stecca non causa dolore al cavallo, quindi tranquilli, ovviamente per chi non lo sa. Allora, l'ho pagata 4,90 euro, ma in realtà costa 6,28 euro. Eccola qui. Ed è dell'Umbria Equitazione. Poi c'è anche quella in formato più piccolino che costa 4,87 euro, però sinceramente non conveniva perché per 3 centesimi in più mi sono comprata quella un po' più grande. E adesso passiamo al bauletto. Intanto vi dico che sempre dell'Umbria Equitazione costava 34,16 euro, ma l'ho pagato 27,90 euro. Eccolo qui. E anche di questo ci sono altri colori. C'era blu che volevo prendere, però era esaurito, e rosso. Eccoli qua, sono bellissimi. E adesso ve lo mostro nel dettaglio. Ecco il nostro bauletto, appunto è tutto verde e ha la maniglia e le due aperture in marrone, e qui c'è anche lo spazio per mettere l'eventuale lucchetto. Ora ve lo faccio vedere all'interno. Eccolo qui. Qua appunto c'è la nostra vaschetta che viene fornita automaticamente. E questo è l'interno, è la misura grande, quindi comunque all'interno è capiente. E poi è fornito anche dei due separatori. Io li ho messi così, ma potete anche spostarli, tipo questo qua, magari lo potete mettere qui. Ecco qua. Diciamo come più vi aggrada. Ci sono appunto queste parti qua, 1, 2 e 3, che servono appunto per stabilizzare i separatori, quindi potete metterli come volete. E questi erano tutti i miei acquisti. Se questo video vi è piaciuto, non esitate a lasciare un bel pollicione in su e ad iscrivervi al canale. Fatemi sapere giù nei commenti se conoscete questa selleria o se appunto avete mai acquistato su questa selleria, e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!